Si parte, seconda live di Cookie Cutter. Guardate che cattiva che è, che cattiva che è, sì, cattiva. Un gioco di culo, hai messo una T di troppo. È un gioco di culo, non mi ricordo neanche come si chiami. Allora, qui dobbiamo andare, ma... Allora, io devo andare prima a riprendermi i soldi che ero morto qua, per l'esattezza. Quindi devo andare lì, lì, lì e lì. Okay, aspettate, fatemi un attimo riprendere dimestichezza con i tasti. Allora, questo sparo. Con questo mi curo. Con questo faccio il parry, con questo faccio il dodge, con questo faccio niente, questo faccio l'attaccone, questo l'attacchino, questo, questo niente. E ho preso il doppio salto, ok. E con questo striscio. Non si può rompere questo? È strano. Allora, lì era chiuso, quindi dobbiamo passare di qua. No, lì era aperto. Non ho capito questa leva che cosa faccia, onestamente. Non riesco a capire se ho preso sto uppercut o no. Non avevo preso il secondo uppercut, scusatemi. Permette a Cherry di eseguire un secondo montante in aria durante una combo a colpi multipli. Se ci avesse segno montante a terra. Perché non me l'ha fatto... non me lo mette? Adesso ci provo su questi nemici qua. No. Non me lo fa. Non ho capito come mai non me lo faccia. Ok. Allora, curiamoci. E andiamo di là. C'era una wave che mi ha asfaltato. Posso anche andare su qui? Però non ho il wall jump, quindi no. Il gioco di culo. Benvenuti a tutti, signori belli. Allora, prima dobbiamo andare a fare il culo a questi. Facciamogli un pochino di cura. Ok. Aspettiamo che arrivi Fritz qua. Oh signore! Niente. Benissimo. Terrino. Devi non riprendere un attimino la confidenza col Perry, Dove sono? Non mi vedo. Ah, sono qui, ok. Facciamo così, va. Ok. Uffa. Niente. I proiettili li patisco. Ciao, Steravol, come stai? Sto cercando di non morire qua. No, pensavo di averlo già Y-nato. No! Dove andava? Ah, c'è uscito un altro.
Ok, dovremmo esserci. Esce ancora qualcuno. Ok, è andata. Molto bene. Quindi lassù però c'era un... Mi sembra che ci fosse un distributore. Esatto. Ah, ma non mi porta da nessuna parte. A meno che... Come stai, Seravolt? Tutto bene? Ieri sono venuto in quel di... In quel di Liguria a mangiarmi la farinata per lavoro, eh. Però mi ha cambiato gestione vino e farinata, quindi non mi ha dato le stesse vibe che mi dava una volta. Ciao Nintendo, come stai? Io sto bene, stanchino ma bene, stanchino ma tutto questo non mi ha comunque fermato dal continuare di andare live. Allora, però io mi ricordo, ragazzi, che dovevamo ancora andare in due posti. Uno è qua. Ah, e l'altro è qua. Vero? Non ce n'erano altri. Lì e basta, perché lassù sono andato. Là c'era la porta chiusa. Lì ok. Allora, proseguiamo là, poi andiamo in questa zona, anche perché ho paura che se scendo qui... Ah, c'è anche questo. C'è anche qua. Però per evitare di fare il giro io posso fare... Questo è un teleport? No. Tanta roba. Tanta roba, cookie cutter. Ah, non mi fa il... Ah no, questo mi dà solo la cura, però non posso andare su, mi fa solo andare giù. Io ho paura che lì sia dove devo andare. E Dio solo sa quanto io non voglio ancora andare dove devo andare. Mamma mia, se li odio questi! Bruciati! Ok, curiamoci. E tanta robina in questo gioco. Passiamo prima di qua. Tanto è uguale. Riesco a mandarvi su? Sì. Ottimo. Qui si rompe? No. Beccati questo. Beccati questo. E questo. A quanto pare c'è un bug che cancella parte della mappa. In che senso? No. Non mi sembra. Ok, qua è dove devo andare, ma è dove non voglio ancora andare. Quindi torniamo indietro. Via. Voglio il dash aereo, tipo subito. Curiamoci. Boh, non lo so, non l'ho ancora riscontrato, quindi non posso... Non posso esprimermi ancora. Tanto se c'è un bug lo trovo sicuro. Allora, lassù anche devo andare. Ah no, là non posso andare perché c'è la porta chiusa. Quindi adesso io vado qua e poi passo da sotto. Là c'è la porta chiusa, ma lì no. Devo ancora capire, probabilmente mi servirà una di quelle skill da... tipo questo, ma potenziato. Per andare là sotto. No, di qua. Dove vai? Questo... Ah no, qui c'erano gli oggetti. Era una... Si chiama una... La cassa! Dai! Boom! No, ho sbagliato il salto! Ok, boh, vaffan brodo. Te e il tuo maledetto.
il tuo maledetto sparello. Eh sì, secondo me è bella grossa. Secondo me è veramente grossa. Prendilo a fare un perrino. Eccolo qua. Perrino. No, ho sbagliato. Eccolo qua. Allora, qua devo scendere giù tutto per poi andare sotto e poi a sinistra. Allora, qui. Oh, se c'è... di nuovo lui. Devo andare qua. Qui, che prima non ci potevo andare perché giustamente non avevo ancora il... Non aveva ancora il doppio salto, quindi è normale. Vai giù. No, sono caduto anch'io. Il secondo tagliapasta è uscito, taglia. È uscito... No, è giusto. Talgia, è vero. Talgia, hai ragione. Talgia pasta. Grazie. No, non posso ancora andare lassù. Che noia. Quindi vuol dire che da là ci arrivo poi scendendo da lassù. Però io posso andare a prendere quell'oggetto lì e quell'oggetto là. E chi sono io per non andare a prendere? Nessuno. Quindi vado subito a prenderlo. Sì, scontato al 50. Vale assolutamente la pena. Absolutely fucking yes. Ok, ci sono due scrigni qua. Sperando di riuscire ad arrivarci ora. Forse prima non ci arrivavo proprio perché non avevo ancora preso il double jump. Bene. No, dai, ti sei spostato. Ok. Uffa. Andiamo a prenderci quel che è nostro. Tu non mi dai problemi, perché tanto non spari. Quindi va bene anche se ti piglio, se ti lascio vivere. Per il momento, solo per il momento. Ok, ah, visto? Eccolo qua, perfetto. E ora posso scendere di là. Sì. Difficoltà! Allora, ieri c'è stato un punto in cui io ho faticato, ma perché non avevo ancora capito bene meccaniche, ferri, recupero energia e quant'altro. Per adesso si lascia molto, molto, molto giocare, anche se si muore. Ti assicuro che si muore. Perché la finestra di Perry è un po' strana, bisogna farci un pochino l'occhio. Però è tantissima roba. Loro li stunni proprio così. Ma che roba. Abbiamo rotto il gioco. Devo vedere se funziona anche con gli altri nemici. Andare avanti col piccolo così. Allora, lassù devo andare. Che cool. Ecco, vediamo se con lui funziona. Che sono quelli che mi danno più fastidio. No. No. Con lui non funziona, giustamente. Però io ti posso sparare, merdaccia. Oh oh.
non volevo darti della merdaccia, scusami, ma ti odio proprio con tutto il mio cuore. Dai! Mamma mia, quanto mi fanno paura questi! Il piccolo Metroid. C'è già stata una citazione prima, Metroid. Ma strano che qua non ci sia niente così, scusami, non è possibile. C'era una statua, la classica statua dei globi di Metroid. Quella dove ti danno le armi. Che strano. È strano che non ci sia niente qua dentro. Boh. No. Ah no, era solo un lampadario. Ok. Sì, loro conviene proprio tirarli su. Perché se li riesce a tirare su, non riescono a fare il loro attacco. Quindi la cosa più saggia per loro è riuscire a fargli l'uppercut e spararli su. L'unica cosa è che comunque questi invece, la cosa più efficace è sparargli in fronte. L'unica cosa è che puoi anche fermare l'avanzata, quelli là con l'uppercut, però rischi di prendere del danno. Batteria Tommy. Ah, ok, allora magari c'erano degli oggetti. Perfetto. No, no, non c'era. Era la live di ieri, non oggi. Oggi non c'era ancora la statua, non l'abbiamo vista. Allora, quindi qua abbiamo fatto tutto. Possiamo andare liberamente là, perché tanto qui non ci possiamo andare. Là non ci arriviamo, lì dobbiamo scendere. Possiamo ancora andare poi qua, qua e lassù, però tanto... non posso ancora rompere queste cose qua e quindi non mi resta che rifare il giro e tornare indietro. Andiamo. Ehi. Vabbè, lì. C'è un oggetto giallo quadrato, dove? Ma in mappa? Ma che stanza? Quella dove ero prima? No, l'ho rotta, credo, quella cosa là. Vado a vedere, ma mi sembra che non ci fosse più nulla. Tanto sono qua. No, no, non c'è nulla. Qua sembra che c'è la profondità del coso per far vedere dietro, ma non mi fa passare dietro. No, no. E la scatola gialla probabilmente l'ho rotta. Perché sono quelle che ti danno i bulloni. Perché ricordiamo, lei è un Denzel, un androide. Allora, salviamo. Che tanto non serve a niente perché non ci dà né energia né niente. Questa cosa è cattiva. Col fatto che tu ti puoi curare comunque quando vuoi. E... no, ma aspetta, io devo salire. No, adesso devo scendere. Puoi curarti quando vuoi e potenzialmente, non dico infinita, ma hai tutta la barra del tra virgolette mana che vuoi sconfiggendo i nemici. È stata una scelta cattiva, però sensata, il fatto di non ricaricare mana e energia ai save point. Cattiva ma oculata. Allora, minchia, se ne ho fatta di strada. Ok, allora di nuovo su.
Senti, non perdiamoci troppo a farmare, che tanto al momento non posso neanche ancora... No, qualcosa potevo comprarlo, effettivamente. Qualcosa lo potevo comprare. Ma ci torniamo dopo dal nostro amico Dex. No, Dex era il cane di Fling. Non questo. Non mi ricordo più come si chiami il... Ehi. Ascensore. Ascensore. Eccola qua. Vai. Via. Ciao Dita, come stai? Come la va? Aiuto, sto per cadere. Come stai? Tutto bene? Facciamo così. No, ho saltato troppo. No, era giusto. Capinato. Eccola qua. L'ho ritrovata senza volerlo. Eccola qua. Bene, bene. Sto bene con la gonna, vero? Ho anche la mutanda bianca sotto. E meno male. Allora, di qua e poi tutto a sinistra. Tutto a sinistra adesso. No, ma non dirmi cose, per piacere. Non, è la mia prima run e se proprio non ne ho bisogno, voglio evitare soluzioni o trick o trick tips. Cioè, più che altro, se scopro delle cose, magari le scopro da solo. No, mi sono già teleportato una volta a casa, non era sparito nulla. Poi magari, oh, succede, eh. Certo, i bug a volte ci sono, a volte non ci sono, quindi può anche essere che io me la sia scampata per quella volta lì. Poi, e tu da dove esci? Ok, non riesco a lanciarlo lui. Però lui mi lancia benissimo invece. Cazzo, fa male anche quello, ok. Violento sto mostro, sto boss, mini boss. No, tu no, lasciami stare. No, ho sbagliato. Merda. Non riesco proprio neanche a curarmi. Vaffanculo. Comunque sia il fatto di avere una cura instant, ripeto, non voglio tirare fuori giudizi perché magari poi me lo perchizza sta roba, ma in queste fasi qua dove, cioè, dove hai un nemico molto 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 veloce, effettivamente è una grossa mano. Sì che ha due pattern, eh. Sbagliato. Se sbaglio il primo parry sono fottuto. Scusate, forse è il comune che vi chiamo. Ma non è vero che è disponibile la fibra, non è vero. Non è vera questa cosa, sono morto.
Ok, aveva due pattern, bastava essere pazienti. Bastava essere pazienti e doggiare senza fare parry. Tante volte la parry non è la soluzione ai nostri problemi. Sto accendo il microfono, sì. Cosa mi dai? Secondo me mi dà quello per... Ah no. Visore LED, apparato visivo artificiale. Questo pacco disperso sembra destinato a qualcuno nell'area natale insanguinata. Il visore LED può restituire la vista ai non vedenti. Un uso eccessivo del visore LED può causare allucinazioni. Natale insanguinata. Però aspetta una cosa, io ero andato a sinistra da casa nostra. Com'è che si fa già a mettere la mappa del mondo? Y. Ah, visto, ok. Io, la mia casa è qua. Io sono qua. Su avevo sbloccato ma non ero ancora andato. Quindi io pulisco questa roba qua. E poi... Ok, va bene. Ho preso un oggetto per un NPC che ancora forse non ho trovato. Un prato grande. Ma di che dovrebbe essere fatto? Che cosa? Il robottone? Il nostro robottino? La nostra cherry? La nostra cherry pie? Boom. Merda. Qua è un log, teoricamente. Pagina 5. Oswald Sandberg. Diario personale, anno 211, settimana 25. Mia cara Orietta, prego che un miracolo possa... Secondo me lui ce l'ha col mondo. Cioè, c'è sta Orietta. Tutte le cose sono lì per Orietta. Ah, il boss di prima. Non so cosa fosse. Magari degli scar... del liquame. Prego che un miracolo possa permetterti di leggere queste mie parole. La mia permanenza in questa fabbrica sta diventando sempre più insopportabile. La follia della Infonet mi sta penetrando il cervello. Temo che non riuscirò a salvarmi. I miei superiori osservano il mio comportamento. Hanno sicuramente notato la mia ostilità e mi considerano un individuo sovversivo. Io sono convinto che questo lo troviamo poi. Ed è tipo il capo dei ribelli. Non credo che l'abbiano neutralizzato. Sono certo che stanno studiando un modo per eliminarmi. Devo assicurarmi che quando non ci sarò più, tu e il nostro amato Adam possiate mettervi in salvo. Dovete fuggire dalla città dorata il prima possibile. Trovo un modo per raggiungere i settori sotterranei, rifugiati verso le comunità che vivono lì. Rifugiati verso le comunità che vivono lì, così la tua anima non sarà condannata alla schiavitù. Ti prego di non preoccuparti per me, perché sono certo che anche dopo la mia morte e durante la schiavitù perpetua, la mia anima sarà sostenuta dal pensiero del tuo amore. Ti prometto che farò tutto il possibile per rivederti in questa o nella prossima vita. Nice. Devo sempre vedere che non ci siano dei muri invisibili. Yeah. Bravo che ti sei suicidato. Yeah. Bravo che ti sei suicidato anche tu. Allora, lui lo spugniamo. È il cazzo. E allora mi era successo proprio solo prima che... di essere riuscito a stunnarlo. No, in giù la cura. Sì, ci mette un po' a attivarsi, è la cura, effettivamente. Sì, io sono straconvinto di quello che dico. Che ho ah, qua sono arrivato... Ah, ok, sono arrivato da lassù. Quindi io qua teoricamente ho fatto tutto. Io qua ho fatto tutto. Perché là c'è una chiave, là ci sono i cosi. Però la mappa cosa mi dice? La mappa locale mi dice che il punto esclamativo è lì. Ah no, ok, il punto esclamativo è là. Io ora non ho teleport vicino. Quello sotto è un teleport. Quello sotto mi sa che sia un teleport. Andiamo a vedere, non mi ricordo ancora le icone. E purtroppo, ecco, questa cosa che non c'è è cazzata. Però ti dà una mano, se come me ti dimentichi ogni volta che giochi delle cose, sarebbe stata apprezzabile una piccola leggenda delle cose su mappa. Questo sì. Però secondo me questo qua è un teleport. Assolutamente no. Merda. Ah no, quello lì è...
vero. E dove mi danno i... Ah, è questo qua il teleport, forse, ma è identico a quello. Un po' diverso. È identico, ma un po' diverso. Vabbè, ci andrò a piedi allora. Non mi ricordo che faccia abbia il teleport. Vabbè, va bene. Comunque, questi sono dove prendiamo gli oggetti, potenziamenti. Lassù? Sprawl? Che cos'è Sprawl? Lo conosco. Ah no, è questo il teleport. Questo qua, ok. Allora, ho solo questo. Ah, ecco perché. Perché non l'avevo equipaggiato, mannaggia. Però non me lo fa fare lo stesso il secondo uppercut. Forse mentre sei in combo. Ah sì, uppercut combo, secondo me è così, per quello non me lo fa in neutral, diciamo. Allora, esegui teletrasporto alla casa. Intanto ci compriamo anche qualcosa. Perché il nome del potenziamento dell'attacco era bellissimo, non me lo ricordo, ma era bello. Spaccaculi, qualcosa del genere. Era fantastico. Guardate che figa che lei, è troppo bella. Troppo bello. E mi diceva ieri Nick, che è passato in live, che lui conosce il ragazzo, forse quello che mi ha scritto su YouTube, e, dei dev, perché ricordiamo è una cosa italiana questo gioco, è tutto disegnato a mano, infatti le animazioni sono incredibili proprio per quello, disegnato tutto frame per frame. Ma io vi giuro, se vi andate a rivedere la live di ieri, la prima live, ho spalancato la bocca appena preso il controllo suo. Che non era così, era in un altro stato, ma non vi spoilerò niente se non l'avete mai visto. E ho detto, mamma mia, che animazioni. Assurdo. Allora. No. Acquista. Com'è? Calciaculi, non spaccaculi. Ok. Allora, migliora punti salute. Sì. Ma non me li ha dati? Ma forse devo uscire. E... Vai. Ma non me li ha dati? Mi ha scammato! Ah no, ok. Ok. Credo che sia un... Che pistola. Esatto. 3, questo quanto costa? 2. Lasciamo così. Ok, non mi ha scammato, sono io che sono un pirla. Allora, quindi dobbiamo andare dall'altra parte adesso. Ricordiamoci che c'è anche un sopra. E ricordiamoci che adesso posso anche andare non qua, ma forse di là, avendo il doppio salto, riesco ad arrivare a quelle piattaforme. Queste qua. Qua mi sa che c'è qualcosa qua dietro. Ah, guarda lì. Conosco troppo bene io sti giochi. Era palese che ci fosse qualcosa qui. Anche qua. Sì, ok, funziona. E qua? Ma magari qua ci arriverà poi. Qua ci verrà qualche NPC, molto probabilmente. C'è un letto, un divano. Allora. No. Aspetta. Non voglio ancora andare di là, anche perché di là sono già andato. Sì, qua sono palesemente gli alloggi degli NPC. Magari quando trovo qualcuno che lo salvo o che è... Lì penso che serva il dash aereo e il doppio salto, perché là non ci arrivo col doppio salto e sicuramente non ci arrivo neanche
non ci arrivo neanche di qua facendo così. Infatti, quindi mi servirà dash. Non ci arrivo per un pelo, quindi va bene. E qua, ok, è fatta. Comunque, benvenuti a tutti, ragazzi. Se vi foste connessi solamente adesso, stiamo giocando il bellissimo Cookie Cutter. Metroidvania italiano molto molto figo, dal design allucinante. Qua è chiuso. Allora devo andare da sopra, forse. E dal design pazzesco. Che trovate scontato su Steam. Però io là non ci posso andare. Là è chiuso. E lì c'è una porta. Però posso passare da lì, forse. Vediamo un po'. Allora, lì è chiuso. Qua sotto. Ehi, cosa fai? Ah no, qua era dove sono stato all'inizio. Era dove sono stato all'inizio, però... Infatti, come vedete, c'è il tutorial, però... Perché là mi dice che c'è una roba che forse posso ora prendere? Andiamo a vedere. Allora, curiamoci, così poi se droppiamo altra roba ci carichiamo il mana. Lo chiamo mana per convenzione, ma si chiama già abisso. Potere abisso, mi sembra. Ah, ok, qua non ci potevo andare perché non avevo il doppio salto. Easy. Adesso ci posso andare. Vediamo prima di qua. Questo è un teleport. Che cos'è? Non saprei, sembra un container, ma è chiuso. Ok, lasciamolo lì allora. Di sotto. Log. E qua è una di quelle chiavi di nuovo. Quelle cose viola che non so come si attivino. Cani della Infonet, questo messaggio è per voi. Non siete i benvenuti qui. Questa è una zona indipendente che la città dorata possa bruciare. Ah, ok, magari il covo, gli diceva a Orietta di rifugiarsi nel sottosuolo. Magari qua è il covo dei ribelli. Che la città dorata possa bruciare. Oh, che bel messaggio di benvenuto. Sembra che questo settore sia gestito da oppositori della Infonet. Sì, dobbiamo trovare un modo per entrare. Che sicuramente servirà qualcosa per attivare quel cosino rosa che abbiamo anche qua, come vedete, per aprire quell'altra porta. Adesso proviamo a passare da questa parte. Grazie per il dito. Ok, quindi se tanto mi dà tanto, l'unico punto in cui posso andare al momento è dal rosso. Probabilmente dal rosso, dalla parte di mappa rossa, riuscirò a droppare qualche skill che mi permetterà di aprire ste diamine di porte, perché sennò io là non posso andare. No? Ah no, c'è una porta. C'è una porta, ma è chiusa. C'è una porta chiusa, ma... Sono un cretino, non mi sono avvicinato. Per quella porta io ho la chiave. Non mi sono avvicinato, si apre in automatico quando mi avvicino. Io l'ho vista rossa e ho detto non vado. E così va. Perché anche l'altra dall'altra parte era identica. Come mi sono avvicinato si è aperta. Ecco qua un'altra cosa. Avrei preferito forse che quando si ha la chiave magari la porta diventasse verde. Giusto per... Perché vedi una cosa rossa vai via. Inezie.
No, no, non c'è il doppiaggio. C'è solo, sti cazzi. Che poi tante volte il doppiaggio, se non è fatto bene, è pessimo e poi lo metti in inglese. Sono i sottotitoli. È tantissima roba. Per me già vale tutto il fatto che sia tradotto. Sto captando un tentativo di comunicazione esterno. Proviamo a conquistare, dovremmo indagare. Vai. Qua ci saranno nuovi nemici, sicuro. Guarda che figo anche il fondale. Biohazard. Rischio di contagio, non entrare in zona di quarantena. E io ci vado subito. Frena. Non ci arrivo. Ok. Beh, mi sembra che sia doppiato nei... Cioè, è doppiato. Sì, in inglese parla. Sì, parlano. Pensavo intendessi in italiano. Pensavo che intendessi doppiato in italiano. In inglese sì. Mamma che schifo. Toshibo. Oddio, ma chi è che non va? Una mutazione estrema e rapida sta interessando i suoi sistemi biologici. Avvicinati, per favore. No, vai dall'altra parte. Ma col cazzo. Gina fa schifo. Guarda i suoi occhi. Potrebbero esplodere da un momento all'altro. Tento di osservare il fenomeno per stabilire la causa. Ciao, Mazde. Come stai? Tutto bene? Tu ascoltami, non farlo, non mangiare la grande cosa. Vabbè, non credo che... Che è successo, bello? Hai mangiato qualcosa di scaduto? Ha detto non mangiarlo. Non credo sia questa l'origine del problema. Il grande mammifero alieno. Non può essere. Pensa che stia avendo le allucinazioni? Non è chiaro. Mi scusi, signore, visto che sta così bene, può rispondere alle mie domande. Avevo visto le venite fuori. Potrebbe dirci che virus si tratta? Non voglio, basta, cugino. Mi sta mangiando il cervello, maledizione. Che stronzate sono. Come possiamo aiutarla, signore? Ci dica cosa fare. Uccidetemi. Andiamo, non parlo del tragico, solo un po' di mal di mare. Come stai, Mase? Tutto bene? Fantastico. Tutte ste scene per un po' di mal di pancia. Allora, vediamo loro cosa fanno. Allora, ok, doppio parry. Ah, ok, mi prendo il danno, però col pugno lo rimando indietro. Non male anche al posto del parry il pugnone. Prendo 10 di danno, però lo rimando indietro e gli faccio il... No il lo, non male. Cioè io a questo punto posso o parryarlo. Così. E loro li instashotto. No, praticamente li instashotto tutti. Però come dicevo, la finestra di parry non è... Facilissimo, qua c'è un buco. Ah no. Questo cos'è? Questo cos'è? Niente. O se no, aspetto che mi attacchi. Se attacco al momento giusto, addirittura funziona ancora meglio del parry. Ah, devo. Secondo me devo sparare questa palla. Come la prendo, però? No, neanche così. Non la posso ancora prendere. Forse mi servirà qualcosa. Tutto bene, dai, stanco, ma. Regina è la sua. Io penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Io ho. A vedere che si illumina proprio lì quando parla e a vedere la forma direi che è la sua vulva robotica, regina. Gli indizi portano proprio a quello. Ed è geniale anche per questa cosa qua, ragazzi. Cioè, la vulva parlante è tantissima roba. Dopo la vulva coi denti del film abbiamo anche la vulva parlante. Ehi. Ma perché non mi fa più l'uppercut? Ah.
Ehi, non me lo facevi più. Va bene, curiamoci. Sciappiamo tutto. Bravo. Porta, aspettiamo. Cerchiamo bene tutta questa stanza. Bravi che vi continuate a buttare giù, così poi vi uccido tutti assieme. Aia. Fuori uno. Fuori due. Chiamatemi Master of Ferry, ragazzo. Ragazzi. Porta 2. E Pertugio 3. Ora ricordo, questo gioco dovrebbe essere una vulva parlante. L'abbiamo presentato in Nintendo Direct, mi sa qualcosa. Sì, perché ci sto giocando su Switch. Quindi... molto probabile che se ne fosse parlato sul Direct. Tra l'altro Nintendo sta cambiando. Una volta una roba del genere non... sarebbe mai potuto vedere sul suo, sui suoi store. Allora, io ho 79. Fatemi un po' vedere. 1, 2 e 3. 84. A sto punto mi conviene... spammare l'abilità del pugnone. Se tanto comunque guadagno più sfere di quel che mi costa, sarei uno stolto a non utilizzare il pugnone. 1. No, ma guardate che figata che... no, qua l'ho preso il danno. Qua ho preso il danno. Qua ho preso il danno. Vabbè. Comunque il pugnone è anche un'ottima alternativa al ferri. Mi piace. Potrebbe essere il tuo ultimo Japan RPG. Il mio è stato Octopath 2, l'ho detto. Non sono proprio più da Japan RPG. E quello mi sembra che sia abbastanza tosto. Oltre che lungo, tosto. Peccato, perché sono stati per molto tempo il mio genere preferito in assoluto, i Japan RPG. Però davvero non ce la posso più fare. Ne ho giocati veramente tantissimi. Infanzia, adolescenza, anche in età adultera. E anche adulta. Però non ho proprio più tempo per... no, ho sbagliato tasto. Scusami. Scusami, Kika. Qui è chiuso, direi. Ok. Bam! Una bella cragnata. Non c'è nulla. Qui c'è una porta. Ma quindi dici lo droppi, sarà l'ultimo perché per la difficoltà o per qualche altro motivo? Bello che si fanno rimbalzare anche i nemici. Ah, ok, immagino di dover colpire. Aiuto. Ha due barre gialle. È la barra dell'energia, sta roba. E vabbè, ma che cazzo. No, mi ha colpito da sotto. Non me l'aspettavo. Giuro, non me l'aspettavo. Però va che saraccata di punti che mi ha dato. Ciao Pino! Io ho chiuso con gli MMO per questione di tempo. Io guarda,
ho più tempo paradossalmente per gli MMO, come stai Pino, che non per i Japan RPG. Tipo Final Fantasy XIV ogni tot ritorno, perché comunque sono quelle cose che entro, mi posso fare tranquillamente un paio di partite, pago, perché pago, non è uno di quei, già, di quei MMO gratuiti, pazienza, però ci sta, mi piace, ogni tanto torno molto volentieri. Japan RPG, ma perché comunque sì, effettivamente ho già fatto tutto, mi manca solamente i contenuti nuovi e l'endgame, quindi vado di pari passo quando escono. Japan RPG, pensare di dovermi fare di nuovo 100-200 ore su un gioco non ce la posso fare, preferisco impegnarli in un lab su un picchiaduro. Memorial Plaque, siamo tutti estrattori a tutti i nostri fratelli e sorelle che ora sono un tutt'uno con gli dei dell'abisso. Dei dell'abisso, che cosa significa? Gli esseri umani non sono come noi, non sanno chi li ha creati, temono la morte, quindi è un'altra creatura vivente. Quindi, quando arriva la morte, cercano una spiegazione. In assenza della comprensione, inventano delle ragioni. Quindi pensi che abbiano inventato i loro creatori? È ridicolo. Nel creato, ogni creatura è creatrice. Cos'è? Uno scioglilingua. Nel creato, ogni creatura è creatrice. Non c'è inizio né fine. Solo moto perpetuo. E tu ne fai parte come ogni cosa. Questa roba profonda, sorella, cazzo, è solo matematica di base. Perché un Japan RPG non mi prendeva, perché un Japan RPG non mi prendeva così da anni, vuol dire che il gioco pessimamente, poi una volta finito Veto lo giocherò ad altro e provando ad altro. Ah, ok, sì, no, vabbè, aspetta. Io su Final Fantasy XIV credo di avere almeno miglior abisso, aggiungi 25 all'abisso, ok. Almeno su Final Fantasy XIV avrò almeno 10.000 ore io, se non 10.000 poco meno. E dipende, non è ripetitivo, nel senso che quando hai finito di fare tutto, ma tutto devi fare, tutto, a meno che non ti stufi prima, perché adesso hanno messo anche gli ultimate, hanno messo tutta roba estrema, oltre che i singoli savage e quant'altro. Sì, puoi frizzare e aspetti il content nuovo e buonanotte. Però chi sceglie un MMO sostanzialmente gli piace la ripetitività, perché gran parte di MMO e soprattutto di Final Fantasy XIV è il farming nel tentativo del drop. Cioè, nel senso, tu per riuscire a equipare devi rollare, devi avere fortuna di rollare una cosa che comunque esce una a settimana per tutti i ruoli. Anzi, una volta era per tutti i ruoli, adesso ho visto che hanno cambiato e che hanno fatto che se droppi ti tira direttamente fuori l'equipe per la tua classe. Una volta non era così. Una volta voi eravate in 8, tendenzialmente 8 job diversi. Ok che c'erano le classi che condividevano, tipo gli healer condividevano il drop, però comunque sia, se ti usciva una roba da samurai, c'era un samurai, lui si prendeva quel drop e tu per una settimana non potevi neanche riprovare a droppare, perché non era neanche detto che tu la settimana dopo uscisse la cesta e ci fosse dentro la tua equip. Poteva riuscire di nuovo quella settimana l'equip da samurai per un altro samurai e tu pippa. Quindi no, ma ci sta che adesso comunque siano cambiate le priorità e i gusti, ci sta assolutamente. Sì, però come dice lui, effettivamente o hai proprio tempo da buttare, se no o ti diverte proprio il gioco, se no che cosa ti porta a fare. Già quelli che fanno tipo i più PG, cioè che l'abbonamento ti permette di creare più PG su server o più PG su più server. Io già fatico con uno, ma vabbè. Ti hanno gli alt e quant'altro. Però sì, è una varietà di gioco, perché comunque fare il content da tank ti cambia completamente il gioco da farlo da healer che da farlo da DPS. Però dopo un po'... che palle livellare le classi. E ti parla uno che in avevo livellato, non mi ricordo se tutte le classi o quasi tutte nelle prime espansioni, poi ho mollato. Questo luogo è tutto fuorché sicuro. Si pensa che sia ora di divertirsi.
Ciao Ezielina, ma dov'è Ezielina? Ciao Ezielina, la smetti di giocare a giochi belli? Mai visto che strafiga che è lei? Cioè, guarda. Guarda che strafiga che è lei. Guarda, guarda che roba. È troppo figa. Con la maglietta dei NoFX, no, vabbè, è troppo figa lei. Cherry, Cherry, è mia madre proprio. La mia nuova Peppermint. Non ai livelli di Peppermint, però la mia nuova Peppermint. Tantissima roba. Mi ero già innamorato quando l'hai messo nelle storie, hai visto? No, ma poi il gameplay è fantastico. E lo sai che sono italiani questi? E lo sai che è tutto disegnato a mano? Disegno per disegno, animazione per animazione, completamente tutto a mano. E tra l'altro dicevo anche inizio live che mi ha scritto ieri ho fatto la live come sempre ricarico su YouTube. Mi ha commentato su YouTube uno dei dev e mi ha chiesto che quando voglio chiacchierare di chiamarlo. Quindi adesso mi gioco il gioco e poi non è neanche detto che improvvisi una live di intervista perché mi piacerebbe molto. Magari Zellina, se mi vuoi dare una mano in quella live, visto che tu sei dell'ambito, mi piacerebbe riuscire a fare una cosa così. Magari anche più domande interessanti che non il sottoscritto. Però combiniamo, vediamo, vediamo. Vediamo, potrebbe essere un'idea fare una live intervista. È dai tempi di quando intervistai. Una ne ho fatta, di quando intervistai Ombra dei Sadness City. Perché dovevo ringraziare coloro che mi hanno fatto apprezzare tantissimi Japan RPG da quando ero ragazzino. E quindi ho dovuto per forza intervistare i Sadness. O perlomeno uno dei. Guardate che violenza. Ehi, aiuto. Tiè. Spam. Oh no, le mosche. Vi odio, mosche. Dove sei? Piscio. Ecco, puntavo proprio a questo. A riuscire a fargli la finisher così recupero anche un po' di energia. Benissimo. Tra l'altro, tu forse non hai ancora visto Esiellina che sei appena arrivato, ma ha la vulva robotica parlante. Cioè, se dobbiamo proprio mettere il puntino sulle i. Ha la vulva robotica parlante. Adesso spero di trovare un dialogo a breve per farti vedere. Non sapevo se italiano questo gioco di cui essere orgoglioso, altro che Notria. Tantissima roba, Pino. Tantissima roba. Adesso mo' e faccio il Perry. Bam! E mo' te rifaccio il Perry. Vieni qua. Ho sbagliato. Lo studio si chiama. Oddio, non mi ricordo. Non mi ricordo mai. Aspetta, fammi vedere se ci sono. Joint. Aspetta, S Joint, ma non mi ricordo mai come si chiami. Subcult Joint. Lo spinello subculturale. Sapete che io non sono una cima in inglese. Allora, adesso dovrebbe darmi, secondo me, qualcosa per permettermi, tipo qualche magnetismo, qualcosa per spostare sta roba. Li hai trovati? Ok. Ma c'ha uno stile incredibile. Ha uno stile incredibile. Infatti, mosche maledette. E poi sono bastarde perché non riesci neanche.
No! Mi sono autoflagellato. Sì, sono grandissimi in tutto, davvero, anche nel nome degli studio. Ops. Bisogna proprio aspettare il flash viola, perché ti manda un pochino fuori di testa, che fa un breve lampo prima della finestra di quando si può periare. Comunque ragazzi, quanti cazzo di giochi belli vi porto? Secondo me non lo trovate un altro canale che vi porta dei giochi così. Non lo trovate. Adesso faccio un po' di autoreferenze. Di autoreferenti al... Che non faccio mai. Anzi, mi denigro sempre. Robert De Niro. Get the fuck out of here! Allora. Giochi tutti i giochi che giocherei anch'io, quindi sono contenta. Bene, bene. Farvi contenti è quel che mi spinge ad andare avanti. Boh, che idolo! Il bassista de Dios. No, ma guardate poi, tra l'altro, non posso... Guardate già solo la posa così. A scazzo. Ma come combattete, guardate subito come entra in posa combattiva. Cioè, è animato da Dio. Cioè... Blood è questo. Ecco, guardate ora. Mi fa morire lei. Ecco, guarda adesso se parla Regina, eh. Regina che è la vulva parlante, che oltre a dare gli indizi della sua vignetta, guarda anche... La figura di Cherry. Cosa succede quando parla Regina, eh? Infonet. Ratti di fogna. Jake O. Sporchi bastardi con grosse armi. Abbiamo coraggio da mostrarvi. E bei calci nel culo da darvi. Ok, lo ammetto, non ho proprio brillato. Ieri sera mi sono ubriacato e ho perso il mio libro di testi. Da qualche parte nell'ala est di questa zona. Non ricordo altro. Grandissimo, Jack. Mio padre. No, non ha parlato, Regina. Allora, ala est. Est però è dall'altra parte. E io non ci posso ancora arrivare lassù. Non ci arrivo ancora là. Mi ha segnato le palle qua. Sì, ok, la palla me l'ha segnata sulla mappa. Mi stai facendo comprare quasi tutti i giochi che porto. Sono molto belli, meno male che non costano tantissimo, sì. Ma infatti io... Così come i tornei di picchia... Grazie per avermi dato un ulteriormente modo di spiegare questa cosa. Così come i tornei di picchiaduro che organizzo, tendenzialmente, moderni... Allora, io nasco come retro gamer. E anche come streamer, nasco come streamer di retro game. E ho iniziato a fare i primi tornei di picchiaduro, dissi buonanotte, di retro game, online su Fightcade, così da permettere a tutti di giocare. Gratuitamente, naturalmente, da 5 anni a sta parte, un pioniere, ciao mister, adesso ti leggo. Ho deciso però poi, da quest'anno, di dar sfogo e di dare anche possibilità, dal momento che c'è tantissima, mi sono precluso tante cose nel giocare solamente retro per 5 anni, tante cose belle, e invece che giocarmi le robe mainstream, che per carità la gioco anche, però non mi va di portarla, lo fanno tutti. Preferisco dare un minimo, seppur minimo, di visibilità anche tu, Pino, o Nintendo, che ha comprato questo gioco. Cioè, cazzo, siete già in due in questa live di poche anime. Però è un qualcosa che io posso dare a un progetto che magari passerebbe completamente in sordina. Adesso non se ne che sono io che ho fatto conoscere questo gioco, però... E sono tutte cose che sono per il portafoglio di tutti. Perché l'indie... Ho sputato. Oltre che bello, sovente anche economico. E così anche i tornei che ho iniziato a organizzare di picchiaduro e altre cose moderne. Quelli che faccio sono tendenzialmente giochi o free, o che costano poco, o che sono tipo nel pass,
e quindi alla portata di tutti. Questo è un pochino quello che voglio fare, cioè riuscire a rendere onore a determinate cose che non devono per forza essere dei AAA. E che sono bellissime lo stesso. E queste parole, vostre parole, fanno sì che questa cosa comunque è... almeno in parte sia stata recepita, e non può che farmi piacere. Poi ripeto, non sono io che salvo chissà cosa, però Pino, mi rivolgo a te perché so che l'hai comprato e l'hai giocato. Nano Apostle, chi cazzo l'ha mai visto? E dopo che l'ho portato io, l'avete ancora visto da qualcuno? Secondo me no. Perché comunque, non che io mi voglia prendere dei meriti, anche un pochino sì, però è un gioco sconosciuto. Cioè, ma come me ci sono anche altri, non è che sono l'unico sulla faccia della terra che faccio questa cosa, però secondo me è molto importante, soprattutto perché se no chi si sbatte per fare i videogiochi indie e chi ha delle bellissime idee non ha, anche se pur piccola, quella ricompensa che merita. Tutto lì. Ok, adesso posso leggere, scusatemi, sono un attimo chiuso in questo dialogo. L'ho fatto tutto a mano, sì, Yoshitaka l'ha fatto lui. L'ha fatto lui. Non ti do il get out e quindi non ti sblocchi il trofeo, perché è una battuta che utilizzo sempre anch'io. Però è sempre bella. Allora, mai quanto Robert De Niro, meno male che non ho tempo manco per piangere, se non lo farei anch'io. Mi sto ovviamente ciucciando il tempo perché sto finendo tutti i giochi pian piano. Che poi è bello perché sono tutti giochi da massimo 10 ore, quindi... tanta roba. E proprio per quello che sono io adesso, superati 40. Buongiorno a tutti, per stagire, ma sempre un saluto, perdono, come va? Tutto bene, mister, grazie per essere passato come sempre. Ciao, Zecro. Ieri ho iniziato qui, gran bel gioco, divertente. Oh, bene, mi fa piacere. E siamo tre. Molto bene. Infatti il panorama indie secondo me è molto più bello e interessante di quello di AAA, assolutamente. Assolutamente, anche perché poi il AAA tante volte ha milioni di aspettative, milioni di budget e poi delude, vedi? Quello che hai citato prima. Mi ricorda Alita, la ragazzina meccanica. Bello, Alita. Cazzuta, azione a mille. Ma infatti, vedi, questo non ha posto un valore artistico, ludico, spettacolare, ma nessuno ne parla. Esatto. Ma noi siamo qua apposta. Il migliore tra i pezzi di nerd. Il migliore. L'unico. No, non è vero, l'unico. Ci sono anche altri che si chiamano come me, l'ho scoperto dopo. Classe 83 ci troviamo. Ok. Mi sono un anno più vecchio. Eccola qua Eziel, regina. C'è qualcosa qui, però... ecco, guarda quando parla cosa succede. Quindi, cioè, se uno più uno non può fare, fa due. Bon, gli indizi ci sono tutti, e gli indizi, le certezze. Alita Battleangel, altra roba simile a questo simbolo, che è simile a questo titolo che abbiamo. In che senso simile? Metroidvania simile? Graficamente simile, animazioni simile, dimmi che se ho qualcosa io sparo. Dovremmo prenderlo? No, sicuramente prendo, non so cosa sia, ma lo prendiamo. Tentacolo blu, ok. Secondo me sono quelle cose che se lasci lì magari poi dopo arriva qualcuno che gli serviva. Ah, dove hai messo il mio tentacolo? Oppure poi magari qualcuno me lo chiede. Oppure magari più avanti trovo il polpo alla quale hanno staccato il tentacolo e si arrabbia e mi fa il culo perché io ce l'ho in tasca. Vai a sapere. Modifica componente. Allora, io adesso qualcosa l'ho preso, però era roba che teoricamente non mi serviva. Allora, avessi ancora una cellina di energia, sacrificherei l'energia per... sacrifichiamo l'energia per la potenza di fuoco, che dite? Però quel leggermente non mi piace. Quel leggermente lo potremo vedere. Vediamo se c'è... tanto adesso dovrebbe avermi fatto il respawn dei nemici. Guardiamo il leggermente quant'è. Allora, ci sono nemici? Scusate, voglio perdere un attimo un secondo di vita per provare questa cosa su un nemico. Allora, tipo 2. Ok, 2 il debole e 15 il forte.
2 il debole, 15 il forte, ricordatevelo, eh. Se sono 3 e 16, anche no. Ok, andiamo a vedere. Grazie che l'hai scritto, perché io so già che arrivo lì, me lo sono già dimenticato. Allora. Il doppio! No, non è il doppio. Non è il doppio. A tentacolo blu alla fine è quello che mi droppano anche questi nemici, quindi avrei potuto effettivamente lasciarlo anche là, però io non sapevo cosa c'era dentro. No, no, non mi vale i 25 in più di vita. Non mi vale 25 in più di vita. Preferisco manettare un pochino, fare un perry in più. Non mi rivale i 25 in più di vita. Allora, Zekro, simile, tutto. Platform molto fumetto. Allora... Vabbè, io non so se l'avevi visto in live da me, ma il mio personal GOTY 2024 indie... Te lo scrivo qua, però forse l'avevi visto, è, sapete, no? Eccolo qua! Young blood, do you want it? I'm on a time, can make your life, don't make it tonight. We're needing, you're needing, I'm on a time, whoa. Entropy Effect. No, non devo ancora giocare a Entropy. Non l'ho ancora giocato. Entropy. Che inglese, fluente. E quindi assolutamente Zekro Blood, scelta obbligata se non lo conosci, se non l'hai giocato. Divertentissimo. Non è proprio un platform Metroidvania, è più... neanche un dungeon crawler, è una sorta di... non te lo so dire proprio come roba, però se ti piace stile cartoon, lei è la super chicca rosa, è la super chicca di cui avevamo bisogno, cioè Becky è la super chicca rosa che tutto il mondo aspettava da una vita. Caccia ai vampiri, tema della trama attualissimo, perché accomuna la vampirizzazione alla schiavitù da questo. Guardate che bella la cover col sottoscritto riuizzato, fatta da Maraichux, cuoricione Maraichux, ed è pazzesco, cioè ha delle, visivamente è assurdo, visivamente è assurdo. Lo so Pino, perché può non piacere lo stile super chicca, però tu vedi mentre giochi ha delle mosse, delle animazioni, cioè hanno pensato veramente l'impossibile, hanno pensato per quel gioco. Io sono completamente innamorato di quel gioco, e così come mi sto innamorando tremendamente di questo, perché a me questo genere qua, voi sentite che cazzo di musica. E poi vabbè, ma tanto immagino che tu l'abbia giocato, c'entra un cazzo, ma stile da vendere, Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush è gioco imprescindibile. Imprescindibile Hi-Fi Rush. Cioè non potete non aver giocato Hi-Fi Rush. Ok, ce l'ho il secondo uppercut, solo che devo finire la combo. Quindi faccio uppercut combo, no, uppercut combo, uppercut combo. Quindi posso anche fare uppercut combo, boom. Figata. Oddio no! Ah, ok, quando fa così lo fa da sotto. Perfetto. C'è ancora qualcuno? Sì, perché la musicaccia non è ancora finita. Ah, sei tu. Ciao. Pugno sul tentacolo. Dove è andata? Voilà.
Ciao Tore, come stai? Hi-Fi Rush, cioè, c'è la mia crush poi, quindi non posso non adorarlo. Bastardo! Stavo per dire intelligente, poi però rimane lassù. Ha utilizzato il trampolino per venire a farmi il culo, grande mulo, ma poi non ce l'ha fatta. È che se gli faccio troppi danni, poi non riesco a fargli la finisher e non riesco a guadagnare. Perché ogni finisher che fate, guadagnate salute e punti abisso, che è la barra bianca, dove potete fare le special, così il pugnone o lo sparo, oppure recuperare la salute. E recuperate tanti punti salute quanti punti abisso impiegate, perché tenendo premuto il tasto giù si attiva la skill di cura e quindi più tenete premuto più ti curi. Ciao mister, grazie per la visita, grazie mille. Lo stile più Cartoon Network generico che su... Sì, Cartoon Network generico. Infatti c'è anche l'altro cartone che non mi ricordo mai come si chiama di Cartoon Network, quello col bimbo con i capelli arancioni. E è molto più quello che non Super Chicca, eh. Però lei col mantello rosa fatta così è proprio lei. È proprio... lo tengo in vista per guardarlo bene. Vai. Dai. Comunque c'è tutto il gameplay sia su YouTube che su Twitch. Se ti va poi di guardarlo. Sbaglio sempre i tasti. Però qua, ragazzi, abbiamo la vulva parlante. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Voglio capire se... Allora, ecco, esatto, voglio farmi quello, ma poi voglio capire se questo fa danno. Sì, ok, fa danno. Posso utilizzarlo anche per cambiare lato. Non è male. Vai su. Gore! Purtroppo non ho il PC o Xbox per giocare a Hi-Fi Rush, ma ho visto quanto è bello. Mamma mia, è un altro di quei giochi che a me ha fatto proprio... Mi ha fatto uscire fuori di testa. Cioè, mentre lo giocavo, io piangevo... Eziel c'è perché se l'è beccato quasi tutto. Cioè, io piangevo dalla contentezza di giocare quel gioco, ma ero proprio contento. Ero proprio contento. Perché è dannatamente fatto bene, dannatamente divertente, era tutto giusto, colonna sonora assurda, personaggi assurdi, trama ironica, cioè personaggi ironici, cioè tutto giusto in quel gioco. Io spero che prima o poi tu possa giocarlo, Pino, in qualche modo. No, perché non... Ah, ecco. Perché quello è una cosa irrinunciabile. Ciao Staga, come stai? Dexter, che cosa, Tore? Allora, là ci sono due cose. Devo una palla là sotto. Allora, io prima di andare là, che è dove devo andare, voglio prima andare a vedere qua se c'è qualcosa. Come stai, Saga? Tutto bene? Io quando ho visto che si fanno le combo... Sì, ma poi che combo! Cioè, ogni volta... Prendi delle skill diverse, ti fanno fare delle combo assurde, poi compri potenze. È un beat'em up, cioè è un hack and slash beat'em up, cioè è tutto quello che ho sempre sognato. Allora, qua se vado giù poi non posso risalire, però mi serve. Tanto qua non posso. Qua non posso, quindi torno giù. Così cleariamo la mappa, perché poi mi dà anche fastidio quando ci sono dei pezzi di mappa tipo qua, che non si è sbloccato. Adesso allora torniamo indietro e proviamo a farlo. Tanto i nemici non dovrebbero respawnare fino a quando non passo da un punto di salvataggio. Ecco qua, adesso vediamo se riusciamo a fare quella roba. Ah, bella colorata adesso. Ok, qua devo aprirlo, se no non riesco a tornare su. Qua c'è di nuovo la palla, che non posso ancora fare nulla. Sfasciamo tutto.
Ah, nel laboratorio di Dex, grazie. Grazie, che chiedo le cose e poi mi dimentico. Grazie Tora, grazie Esiel. Nel laboratorio. Ok, qua è chiuso. Ok, posso passare sia di qua che di là, direi. Qua c'è un tizio. Classica musica. Musica da club alla Green Fandango, quando si parla con Glotter. Avete giocato Green Fandango, non volete essere spediti subito fuori? Fuori? C'è qualcuno che non ha giocato Green Fandango? Alzi la mano. Cioè, quando parlate con Glotter al locale che c'è la musica jazz sotto. Totale. Mamma mia, Green Fandango, che gioco incredibile. Che gioco incredibile. Vabbè, sembra il bagno che mi ero trovato a Varanasi. Mamma mia, mi ero trovato un bagno così. Così va dal vivo. E mi scusi signore, mi sto scagazzando addosso. Posso andare in bagno? Certo, venga, è qua dietro. Poche volte nella vita ho avuto un rigetto assurdo, ma lì c'è qualcosa sul fondo della tazza del water. Dite voi. Dite voi, io lo prenderei. Tanto siamo robotici. Super satirico, assolutamente sì. Ciao Calittone! Scelgo io. Prendo. Pelle viscida. Madonna, ci ho sbiccato delle mani nella merda per prendere della pelle viscida. Pure della pelle ancora. Bene. A pelle figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Adesso come faccio a tornare a galla? Perché io, ecco. Allora, vorrei anche le pinzette però in un metroidvania. I segnalini, perché io non mi ricordo poi dove devo andare. Mi piacerebbero dei segnalini. Un paio di cose sulla mappa le avrei messe, tipo i segnalini, la leggenda per cosa sono, i vari cosi che sono sulla mappa, che per carità ci disegnato, però come prima ho ripreso a giocare dopo ieri, già non mi ricordavo più, e che le porte che posso aprire di cui ho la chiave da rosse diventasse magari il lucchettino da rosso verde, cosa che non ha fatto prima. Però inezie. Stavo alzando la mano per non aver giocato a Green, lo so già pure. Veramente, Kalit, non hai giocato Grimm? O mi stai prendendo per il culo? Cioè, non l'hai giocato e ce l'hai e lo devi giocare? O l'hai giocato e ce l'hai e lo vuoi rigiocare? Ciao Lori, Blood e Cookie Cutter sono i nuovi giochi sperati dai classici serie TV di cartoon? Assolutamente sì. Vabbè, questo meno. Però questo è più gore, proprio più splatter, più gore e... Oddio, che poi non che Blood non lo fosse, eh? Sì, chiediamo agli sviluppatori... Ma tanto io credo che accetterò poi di fare l'intervista con lo sviluppatore. Perché mi sta piacendo tanto, tante cose da chiedergli. E se Esielina poi mi dà una mano. Però prima di dare la cosa per certa... Vediamo anche possibilità, disponibilità, tempi, tempistiche e quant'altro. Allora, qua tanto è chiuso, non posso andare. Meno male. Però qua si riconduce a niente. Oh! Che culo, non volevo salire. Ho schiacciato a caso e son saluto. Son saluto e ho trovato anche un coso. No, davvero, ce l'ho ma non avendo... Ok, tu Kalit... Preparati a digitare punto esclamativo trofeo. Tu non lo sai, ma hai appena sbloccato un trofeo. Sei il primo ad aver sbloccato questo. Vai fuori. Fuori. Digita pure punto esclamativo trofeo. Sei il primo ad aver guadagnato il trofeo canale Get Out. Occhi. Grazie, Esiellina. Eh sì, ci sono i trofei canale, ragazzo. Ragazzo, ci sono i trofei canale. E io adesso non posso farlo se non vedete il gioco. Bravo Calittone.
Hai sbloccato il trofeo Get Out. Bravo il cazzo, non hai giocato Green Fandango. Bravo niente. Come si fa a dire bravo a uno che non ha giocato Green Fandango? Adesso basta, l'ho già detto troppe volte. Però qua è chiuso. Quindi dove devo andare? Aspetta. I trofei si vedono... si vedono che li vedo io. Vi faccio vedere. Allora, i trofei che ci sono sbloccabili sono su Discord. Ho messo l'immagine. Su Discord ho messo l'immagine, mi sembra da chiacchiere. E no, basta. Una volta sola. Una sola volta lo sblocchi. Quante volte vuoi sbloccarlo? Che poi non sblocchi niente col comando, è solamente il fatto di ricordarmi che magari qualcuno si è reso conto di aver sbloccato un trofeo e non me ne sono reso conto. È un foglio Excel, i trofei sostanzialmente, che però vado ad aggiungere. E una volta che uno avrà platinato tutti i trofei canale, potrà scegliere un gioco da farmi giocare in live. E questo è quanto. Però, su non posso andare. Giù non posso andare. Là non posso tornare. Dove minchia devo andare? Ah, devo parlare col tizio, non gli ho parlato. Vero. No, magari. Non sono così avanti da riuscire a fare queste cose da hacker, Edo. Non sono così avanti. Mi sarebbe piaciuto. Potrei fare che con trofeo si rimanda al file di Google del coso, però... Potrei farlo, anche. Potrei farlo. Oh, no. Santi Dei, che c'è? È il Corriere? Ehi, amico, che stai guardando? Sono qui. Sei cieco o cosa? La prego, signore, perdoni questo sgradevole individuo. Sì, sono cieco. Il mio visore LED è stato schiacciato. Ce l'ho! Ce l'ho! Sei riuscito a portarmi quello che ho ordinato? Forse mi hai scambiato per qualcun altro. Non sono un corriere. Allora chi sei? Cosa vuoi? Rilassati, vecchio. Siamo solo viaggiatori di passaggio. Il mio nome è Cherry. Io sono Regina, signore. Beh, questo non è un gran posto da visitare, vero? Già, suppongo di no. Ciao, vecchio. Ehi, tu aspetta, te ne vai di già? Per favore, prendi questo, è un piccolo regalo. Con questa tessera potrei utilizzare l'ascensore situato subito dietro quella porta alle mie spalle. Così potrai tornare e farmi visita più facilmente. Sai, a volte è bello fare due chiacchiere. Ah, non dimenticare il mio visore LED la prossima volta. Ce l'ho! Ehi, Cherry, aspetta, appena controllato l'inventario perché abbiamo esattamente ciò di cui hai bisogno. Eh sì, hai ragione. Ma che mega ganzo che è diventato! Poppa! A dopo, Tore, buon caffè. Cucchiate la temi più adulti rispetto a Blood, che è molto molto più comico. Sì, esatto. L'hai trovato il file, Saga? Questo sarebbe Link Sanger da tornare del Tecno Viking. Viking Dev, conosci? Tanti dei, ci vedo, che meraviglia, sono così felice. Sì, sì, prego. Grazie. Oh! Che c'è che non va? Dalla voce sembravi una donna. E quindi? Beh, sembri un po'... Sembri più un camionista. Ma poverina! Al cappello di Terry Bogard. Che bastardo, che poppa. Puoi scommetterci. Potrei investirti da un momento all'altro, ricordatelo. Come si chiama, signore? Chiedo scusa, non intendevo essere scortese. Non sono abituato a parlare con gli estranei. Comunque il mio nome è Poppangard Stevens. Ma potete chiamarmi Poppa, ha, con l'H. Si chiama Poppa, ha, con l'H. Sono un estrattore. Cioè... Gli estrattori sono coloro che estraggono e raffinano l'elettrotitanio che serve a costruire i Denzel. Denzel sono i robot che sono stati messi a disposizione per raccogliere le anime, per rendere sostanzialmente immortale l'anima degli esseri umani nella loro morte. Credo di essere l'unico rimasto. Sembra un lavoro di merda, amico. Cherry, porta rispetto. In realtà è proprio così. Ok, è stato un piacere, ma dobbiamo andare. Aspetta, permetti di restituirti il favore. Ti ho dato accesso al mio archivio personale. Potresti trovare qualcosa di utile lassù. Quella cos'è? È una macchina speciale. Se ci colleghi il tuo sistema di abilità, potrai installare un potenziamento. Grazie, vecchio. Di niente. Ah, quindi mi dà una cella di energia? Per arrivato al momento di lasciare questo donato posto, che non c'è qualcuno di sicuro nella mega struttura, penso di avere già posto giusto per te. Ah, e allora secondo me lui va a ficcarsi in una delle stanze che abbiamo visto prima, dalla nostra casa. Sono un meccanico, potenziamento. Ma potenziamenti c'è già l'altro che mi vende potenziamenti. Cerca l'infinite, vero? Sembra che al momento che voglio investire una fonderia. Forse per questo server sono impazziti. Un'informazione utile, potrebbe essere quello che cerchiamo. Usato visore LED, tessera ascensore.
Ok. Scusami, i tuoi archivi dove sono? No, qua è cesso. Non è che per caso era la porta che era qua sotto che non mi si apriva? Fatemi un po' vedere se lassù mi fa passare. Sì, sì, Regina, la vulva robotica, assolutamente sì. Guarda, non avevo dubbi che Khalid avesse subito notato questo piccolo particolare. Non avevo dubbi. Devo fare il bidet a Regina, esatto. Devo lavare i denti a Regina. Regina, lavati i denti. Sciacquati la bocca. Get the fuck out of here! E due auto get out. Sciacquati la bocca. La mia patapiocca regina. Chiama anche la tua patapiocca regina, ci sta. Allora, fatemi vedere se... Porta sbloccata. Allora erano qua gli archivi. C'ero già passato io qua. La mappa è sbloccata. Ah, qua è l'inizio. È proprio l'inizio qua, ok. Quindi io voglio fare due cose. Partito preso che non ho capito ancora che cosa si deve fare con queste palle, ma tanto non ci possiamo fare nulla al momento. Qua perché non sono andato? Ok, andiamo a vedere qua. Qua non si poteva andare perché era troppo in alto. E sicuramente si arriva da sopra. E poi volevo ancora andare a vedere dall'ascensore dove era lui. Adesso questo è blu. Questo è blu vuol dire che... Ah no, blu forse sono le grate. Vabbè, andiamo poi a vedere. Allora, abbiamo detto, l'accendiamo dopo. Cerco di capire, sono un poddino, un poddino. E beh, i capelli di Regina sono... sono proprio alla moda. Diciamo che il fatto che abbia una faccia abbastanza di pullone. Allora. Comunque il termine fatta piocca mi fa sempre sbellicare. Allora. Qua mi dà un potenziamento, magari è quello della palla. Vediamo un po'. Lei è tipo il team... Ah, eccolo qua! B più L per rilasciare il potere dell'abisso di Cerri e spingere i nemici in aria. Tieni premuto B per entrare in modalità mira e avere un migliore controllo sulla direzione di spinta. Alcuni particolari oggetti sferici... Ok, eccoli. Visto che lo sapevo che quella palla, per quella palla serviva... Ok. Guardate che bella lei quando si carica. Perché non va? Perché è più in alto. Ok. Non è facile. Non è per niente facile il farlo rimbalzare, eh? Non è per niente facile. Ok, qua è dove eravamo prima, che la porta era chiusa. Quindi... lì abbiamo fatto tutto il giro. Là non c'erano palle, ma là sotto sì. Allora, finiamo prima questa parte, prima di andare di nuovo a casa, a vedere dove è andato a finire lui. Qua non posso andare. Ah, adesso sì, potrò andare perché con questa... Ok. Che figata. E se lo faccio a te? No, a te non succede niente. No, tu!
Merda. Sono morto. Non ancora. Fortunatamente. Allora, secondo me sono i nemici piccoli, riesco a lanciarli molto probabilmente. Devo vedere se mi ferma il tempo, però, perché sennò non è facilissimo gestirla sui nemici questa cosa. Qua è aperto? Perché non ero andato prima? Un log. Si rompe? Si rompe. Esatto, questo è molto figo che mi segna tutto sulla mappa. Questo assolutamente sì, tanto di cappello. Domanda, ma i giochi Prime Gaming con la corona sono giochi da riscattare su Steam? No, quelli con la corona ti serve il launcher del Prime. Proprio se tu vedi, c'è proprio il launcher di Prime Gaming. Quelli di Epic ti rimanda sull'account Epic senza dover riscattare nulla. Quelli GOG idem. E poi ci sono anche quelli di Prime Gaming che ti serve proprio l'apposito launcher. Oggi gli dei del cosmo hanno ascoltato le nostre preghiere. Questo periodo di fame e isolamento è finalmente finito. Un grande essere caduto allo spazio è sacrificato per salvarci. La sua carne è... Sì, loro l'hanno mangiato, ma poi ha fatto la fine di quello che abbiamo trovato all'inizio di questa zona, che sono diventati tipo degli schifi. Non avevo bisogno delle fosse di cristallo, non dovremmo più dipendere dal salario da fame. Ora apparteniamo alla balena, apparteniamo al cosmo. Fonte sconosciuta, ok. Quindi è una fantomatica balena che ha fatto diventare tutti i mezzi zombie. Allora, ma perché c'è ancora sto cacchio di... Ah, così lì è il trampolino, il lucchetto blu è il trampolino. È strano come... Lassù. Era qua, no? Sì. E dov'è la palla? E dov'è la palla? Ma scusa, c'è il dispositivo ma non c'è la palla. Che sia lassù? No. Vuoi mica dirmi che me la devo portare da laggiù? No, non credo, perché qua è troppo in alto. Non è che è nascosta dietro qualche muro, che non è possibile che non ci sia la palla. Guarda lì. Maledetti che me l'hanno nascosta. Maledetti che me l'hanno nascosta. Bravi, 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 bravi. Non poteva essere altrimenti. Non poteva essere altrimenti. Doveva esserci da qualche parte la palla. Troppo intelligente. Cella d'energia. Oh, grazie. Sì, esatto, deve fare palleggi. Allora, ora ce n'era un'altra là sotto. No, ho sbagliato tasto. Bello, ti è piaciuto il Perry al volo? Allora, di là. Scusate se guardo 18.000 volte la mappa, ma mi dimentico sempre dove devo andare. Olè. Vieni qua. Eccola qui. Qui dovrei
riuscire ad andare poi a prendere quel quello scrigno. Ok. Osso viscido. Benissimo. Ah, è vero, hai ragione, non ho ancora provato a lanciare un nemico, vediamo. Ah, posso farlo in combo! Figo! Se vedo che mi sta... sì, non si attiva subito, però. E posso lanciarli anche su! Figata! Ciao, Scollino, come stai? Ben ritrovato. Mi sto innamorando ogni secondo che passa di più di sto gioco. Ah, qua è dove c'era... Aspetta, prima di andare in là voglio vedere cosa c'è qua. Come stai, Scollino bello? Oddio. Dove mi sta mandando qua? No! Con le armi! Voglio armarmi! Ciao, armi! Come stai? Aiuto! Al pelo, al pelissimo, all'ultra pelissimo. Mi hanno preso. Come state, ragazzi? Io sto bene, non mi lamento proprio per niente. Non mi lamento proprio per niente, finché sono qua non mi lamento per nulla. Ma proprio per nulla al monedo. Cioè, praticamente li butto all'angolo. Li, guardate che tecnica. Allora, li butto all'angolo così e poi sbam, sbam, sbam. Cioè, boh, abbiamo trovato la tecnica definitiva. Adesso arriva quello il testa di icono, lo sapevo. Boom! Che figata. Ehi, ma dove sto andando a finire? Ah, là però devo andarci, quindi ci posso tornare dopo. Finché ho il punto... Non essendoci le cose, come si chiamano, le ping, i segnalini, cerco di tenermi... Ah, ok, qua c'è il coso rotto, quindi non ci posso andare. Cerco di tenermi le zone obbligate e quelle dove teoricamente non posso perdermi per ultime, quindi vado a finirmi prima tutti i giri che devo fare. Ah, vieni qua! Torna giù! Torna giù! Yeah. Aspetta, qua però è da dove sono arrivato. Lì posso scendere. Io, allora, ho ancora delle palle da attivare là sotto. Ok, il combat mi ricorda un po' Guacamelee. Sì, 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 Guacamelee. Gioco enorme, tra l'altro. Io non sapevo neanche cosa fosse. Me l'ha fatto giocare Walter. Me l'ha fatto giocare Walter. Tanto per cambiare. Il nostro sommelier dei Metroidvania, non un povero amatore come il sottoscritto. Allora, questa qua era chiusa. Ma non è che mi ha dato la chiave anche di questa. Vabbè, ma tanto qua ci andiamo a vedere quando vengo a vedere questo. Poi qua c'è il trampolino che era chiuso. Quindi qua scendiamo. Sopra abbiamo fatto tutto. Dobbiamo poi andare lì, ma lì lo facciamo dopo. Lì è chiuso. Là è chiuso, l'abbiamo fatto tutto. Quindi non mi resta che scendere da qua. Dal tizio con... però io il suo quaderno non l'ho trovato. Il quaderno con le canzoni. Vabbè, da qualche parte lo troveremo. Non voglio teletrasportarmi perché voglio prima trovare tutta la roba che devo. E vaffanculo allora. È rotto.
La Waller hai rotto. No, Guacamelee è enorme anche. Enorme. Aia! Sembra la combo dei coi tre pugnoni, sembra la super di livello 2 di Luke di Street Fighter 6. Allora, ok, no, lui vuole ancora lì, giustamente, ma ha chiesto una cosa, non gliel'ho data. Come vedete non mi cura però, né mi cura e né mi fa tornare al massimo i punti così. Allora, là non ci arrivo. Quindi mi servirà qualcos'altro, a meno che io non ci passi da sotto. Però abbiamo detto che tanto devo scendere, perché andare a vedere questa palla qua. E allora scendiamo. D'altro noto ora che lei ha un cappellino simile. Sì, è la prima cosa che ho notato, il cappellino alla Terry. Guarda, 1, 2, 3! Adesso che ho scoperto che quelle bacche delle mosche si sciottano con lo sparo, il problema è riuscire a prenderle con lo sparo. Lì ero già andato. Qua no, però, forse, vero? Ok, qua. Ah sì, qua ero già andato e c'era la palla. Però prima di andare lì, voglio andare a vedere qua cosa c'è. Oh, non ne manco più uno, è di Perry. L'ho detto. Mica venuto qua. Ah, non ero venuto. Ah, sì, aspetta, adesso posso andare. Se però poi scendo, sono fregato perché devo poi rifare il giro. Ma io lo faccio perché quel cacchio di pallino nero lì. Perché ci deve essere quel pallino nero lì? Adesso devo sbloccarlo facendo così, devo sbloccarlo. L'ho sbloccato, vero? Sì, ok. Allora. Palla. Qua. Ok, questa è easy. Certo, se la mando dalla parte sbagliata. Boom. Ancora, ma quanto cazzo è grossa sta mappa? Anch'io sono ossessionato dai puntini. Sì, mi danno un fastidio. Perché una volta c'erano quei Metroidvania che comunque una volta che arrivavi nella zona te la sbloccava tutta, no? Invece adesso ci sono questi qua che devi esplorare ogni singolo diamine di pixel.
Ma posso stare in piedi qua? Ah, ok, posso stare in piedi. Merda. Ma ci sarà qualcosa? Ah! Oddio, che pirla! Oh, sì. Ok, credo che tanto qua non si possa fare nulla. No, invece sì! Addirittura ho trovato un teletrasporto, molto bene. Sempre gli stessi. Ah, però aspetta, una cella d'energia in più, quindi... Io adesso questo qua sono 3, questo qua sono 1, sono 4, sono 5. Potrei togliere quel doppio tocco. Come... questo non è che me ne... preghi più di tanto, però non è neanche male. Sì, lasciamo così. Lasciamo così. Allora... se io... però la palla qua, una volta che l'ho messa, perché me la continuo a segnare? Teletrasporto lì non mi serve un cacchio. Eppure, Simone della Night, così... sì. Sì, è vero. Simone della Night anche era così. Allora, così, così... però aspetta. Ah no, sono andato giù a vedere dove c'era lui, l'ascensore, mi ha dato la skill... devo ancora andare qua. Qua e di sotto. Allora prima di andare in là, che secondo me è zona dove poi devo andare, vediamo un attimino cosa c'è qua sopra. E poi andiamo a prendere l'ultima palla. Vediamo se si ricongiunge la mappa con quella sopra. Io direi di azzardo sì. Qua è chiuso, quindi si passa dall'altra parte. O c'è un interruttore. Comunque il muro che si distrugge anche dall'alto non me l'aspettavo, Porco Giuda. Qua adesso o me la rischio, devo fare un parry, o sono fregato. Però non devo sbagliarlo. Ok. Di nuovo, tutto da rifare. Ciao. Per un attimo ho avuto paura che il coso, l'attacco della mosca potesse arrivare di sotto. Ok. Tra l'altro sentite come si ovatta tutto quando si è bassi di energia. Ok, che abbiamo recuperato. E mi ha provato Sundered... sì, sì, nome... adesso ho Steam chiuso, il nome non mi è nuovo, sì, ma aspetta, ma è quello con la tizia bionda? Mi sa che l'ho giocato, l'avevo pure portato live, quando era uscito, è quello con la tizia bionda, vero Sundered? O no, o forse mi sbaglio. Ah, qua vado a... controllavi una tizia, allora probabilmente è quello. Allora, là non ci arrivo mai più. Qua neanche. Posso scendere? Sì, allora è quello. Sì, l'avevo giocato, non mi ricordo assolutamente nulla, ma l'avevo giocato. Anche belli murales, eh.
Qua mi sa tanto di wave. Come entro parte la wave. Ecco, sapevo. Allora, voglio, prima di andare su e fare sfaceri, voglio arrivarci un po' pimpato. Un po' pimpato e un po' pimpante. Si perde solo un po' di dinamismo con sta cosa. Purtroppo. Si perde un pelo di dinamismo con sta cosa della cura lenta. Però dai, ci sta. Cioè mi spezza proprio il ritmo. Super mega frenetico anche della musica. Non sei così intelligente a tornare giù, vero? No. Le due barre gialle che hai in testa cosa sono? Pensavi, eh? Ok. E i boss di fine area enormi, sì, ma allora è quello. Allora sono praticamente certo di averlo giocato perché ce l'ho in list, ce l'ho sulla libreria di Steam, sicuro. Allora, venite qua, così vi mando. Ehi. Lo sapevo che sono un pirla. Ok. Ora siamo arrivati a questo. Medicina, mi sembra che può curare se stessa. Oh, sì, questa la voglio. Visto, io ve l'ho detto che è tutto nerfato perché poi ci si buffa con i pezzi di equip. Sono quasi morto. Era quello che devi scegliere per il. Ah sì, l'avevo già letto. Io sono arrivato da qua. Sono arrivato da qua. Quindi boom boom boom. Là non posso andare. Dal tizio con la chitarra sono passato, ma non ci arrivavo, vero? A questo scrigno qua. Vero che non ci arrivavo? No, non ci arrivavo, era troppo in alto. Quindi lì no, lì devo andare ancora da quella palla, devo ancora andare da questa palla e da questo pat, a vedere se ci possiamo... pat, questo path. E qua invece c'è una X grossa come me, quindi presumo che non ci possa andare. Ok, dobbiamo andare lì per forza. E qua... Madossa, mi dà fastidio sta palla dimezzata così, però quella palla lì l'abbiamo aperta. Quindi adesso torniamo indietro, di qua. E poi scendiamo. Bip bip. Ancora? Oddio. E se scendo di qua? E se scendo di lì? Dove vado? Vado nel bene. Cazzo, anche lì non mi ha sbloccato la mappa. Vabbè, fa niente. Ma perché qua non mi ha sbloccato la mappa?
Mi sono dimenticato qualcosa? Mi sono dimenticato qualcosa? Però non mi fa selezionare. Ah, ok. Qui. Scusate un attimo, eh. Devo abbassare un attimo questa cosa qua. Ok, che mi sta trapanando le orecchie. Giù e poi su. Dai, ah. Pensavi di fregarmi. Allora, è qua. Ma qui c'è un altro teleport? No, quella sembra una di quelle cose con la chiave. Ma perché anche quella non l'ho visto, scusa? Ma perché mi perdo i pezzi? Semplice perché qua non c'ero venuto. Non ero venuto qua, ero sceso. Ecco perché non l'avevo sbloccato. Perché non ero sceso. Questa è tutta l'area di essere un coso di quelli che non posso attraversare neanche doggiando, ma io ci provo lo stesso. Aspetta, prima magari mi curo, che non so quanto danno possa farmi. Ok, devo doggiare, quindi mi serve il dodge aereo. Salto, salto, dodge aereo. Ok, quindi anche quella è una skill che, come pensavamo, poi dobbiamo sbloccare. Allora, perfetto. Quindi, qui sotto. Bastardo, quell'angolino anche lì che non mi ha sbloccato, quell'angolino. Maledetto. No, ho sbagliato. Basta! Oh. Ok, adesso credo che l'abbia sbloccato. Quindi, qua l'abbiamo fatto. Lì ci dobbiamo andare dopo. Voglio andare a vedere là. Quindi devo scendere. Lassù. Oh, bravo! Complimenti. Bravo, complimenti. Vabbè, ma voi siete della mia forza, quindi va bene. Ok. Boom. Ah, ok, non ci potevo arrivare. Tutta l'aria invece, quelle bolle là, quelle palle là, tutta l'aria sono quelle cose che poi puff, 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 tipo teletrasporto. Quindi lì niente, lì niente, lì niente. E devo tornare indietro. Torno indietro, torno su. E dai. Dai, che mi basta questo. Mi basta questo, però devo scendere di sotto. No, sotto. Detto sotto. Di ancora più sotto. E io dove devo andare dopo? Non troppo sotto. Ah, qua c'era anche il troppo sotto.
Però prima del troppo sotto andiamo a vedere lava. Facciamo così, salviamo qua, così evitiamo. Ah, anche perché il troppo sotto è vicino al teleport, quindi figata. Però io qua la palla l'ho aperta. Il fatto però che non me la sblocchi vuol dire che c'è un sopra, oppure mamma, magari è solamente un errore di grafica. Potrebbe essere solo un errore di grafica o lassù c'è un muro da rompere. Allora, là sotto siamo andati, là sotto siamo andati, dobbiamo andare dalla palla là, che è l'unica, che l'ultima che ci manca. Andiamo, ci va, andrà un po'. Io ore sono, tra l'altro sono le 11:30, io devo staccare. Ok, giù di qua. Niente. Troppo poi fa, quindi. Ok, va bene. Allora, io direi di fare questa palla qua e poi ci vediamo la settimana prossima. Nella fattispecie, lunedì. Alla solita. Qua cosa c'era? Niente ragazzi, salvo qua. Salvo qua perché sono veramente in ritardo. Allora, signori belli, io vi ringrazio infinitamente, un bacione a tutti, scusate, mi sono reso conto adesso dell'ora, devo assolutamente scappare, mi sono perso, ci vediamo lunedì alle ore 9, grazie Graziella, grazie a tutti voi che ci siete stati, che ci siete, qualora avete visto qualcosa di piccolo ci sarete, da pensare tutto, un buon weekend e ci vediamo alla prossima, a lunedì ore 9, mi raccomando, si continua con Wicatter, ciao!